Ciao amici, oggi per voi una nuova ricetta per queste feste natalizie. Una ricetta, diciamo, del riciclo, con i prodotti che vi avanzano in frigo. Allora, abbiamo bisogno di un rotolo di pasta brisè o pasta sfoglia, decidete voi. Dei semi di chia, scamorza, patata lessa, mortadella, uovo, parmigiano grattugiato, pepe, sale e dell'albume che ci aiuterà a far attaccare i semini sulla pasta. Allora, rompiamo l'uovo intero, qualche guscetto lo togliamo, poi lo battiamo leggermente. Aggiungiamo sale quanto basta, consideriamo che abbiamo anche la mortadella che è salata, pepe, mescoliamo, poi mettiamo del parmigiano grattugiato, mescoliamo ancora. Poi aggiungiamo la nostra scamorza, mortadella, e diamo una leggera mescolata. Ora aggiungiamo la nostra patata lessa, io l'ho lessata nel microonde, nella pellicola, al massimo della velocità dei watt, per 5-6 minuti, in modo che si ammorbidisca. Poi dopo state attenti quando aprite la pellicola, così non vi scottate. Misceliamo bene. Questo può essere un antipasto per le feste di Natale. E il nostro impasto è pronto. Ora tagliamo la nostra pasta brisè o pasta sfoglia, così, e successivamente facciamo tutte striscioline da entrambi i lati. Dopo aver tagliato tutte le striscioline, andiamo a farcire la nostra pasta al centro, proprio così. Così cerchiamo di prendere tutto e non sprecare nulla. E cerchiamo di cospargere bene da tutte le parti, io mi aiuto con il ditino. E voilà. E poi andiamo a chiudere per sigillare, in modo che non fuoriesca durante la cottura il nostro ripieno. Però è bello che si intravida un pochino qui sui lati. Dopo aver chiuso per bene, molto carina, cosa facciamo? Casomai qui nascondiamo un pochino. Andiamo a spennellare con dell'albume, in modo che i nostri semini, che poi metteremo, aderiranno perfettamente senza cadere in cottura o quando lo andremo a tagliare. Ecco qui. Ecco qui. Poi mettiamo i nostri semini di chia, che fanno anche un po' scena, no?
fanno anche bene alla nostra salute. Poi andremo a cuocere il tutto in forno caldo a 180 gradi per 25-30 minuti, poi dipende dal vostro forno. Ora andiamo in forno. Buona cottura, ciao ciao!